Ultima boccia di formicone, decide di tirare al pallino, penso che lo tirerà pure molto forte, pallino colpito ragazzi, ma davvero molto sfortunato in questo caso formicone, davvero molto sfortunato, prima il pallino è tornato indietro, adesso addirittura con quattro bocce lui, una di Emiliano. E intanto nella prima coppia, se Di Nicola non colpisce il pallino con l'ultima, è terminata. Vediamo, intanto lo dico in diretta. Altro pallino pizzicato. Quindi sicuramente 3 punti in terra per i giocatori romani, vediamo se decidono di rischiare la bocciata per fare partita. Intanto nell'individuale c'è il time out, andiamo un attimo. Ecco, Fabio Palma decide di venire a vedere il gioco perché ha in mano 3 punti, però forse proverà a tirare la sua boccia a fondo campo se riesce, eccola qua, questa boccia qui, se riesce a farla tornare indietro. Si aggiudica il primo set, vediamo cosa decidono, se accontentarsi dei 3 punti e portarsi sul 7-1 oppure provare a fare partita. Vediamo un attimo. Non ho capito dove con 2 bocce. Beh, vabbè, ha provato forse a metterla sotto l'impallo del pallino, la prima Gianluca, visto che era vicino alla tavola laterale. Comunque poi l'ha colpito con l'ultima, non era. Sì, chiama tempo, chiama tempo sul lato della coppia. Invece Emiliano tira la sua boccia corta, vi spiego anche il motivo dopo. Campo numero 2, time out, la pinetina. Allora, il tiro gli è riuscito, quindi sono 2 punti sicuri. Più che provare a fare 4 punti, ha cercato di liberarsi anche la strada, perché lì all'accosto, col cambo che scende molto sulla destra, era difficilissimo passare. Adesso invece si è liberato anche un po' di più la strada. Quindi vediamo 2 punti a terra, ultima boccia in mano per fare il terzo. Vediamo Emiliano. Il tiro mi sembra buono, forse un pochettino corta, infatti ne fa due soli e sono 5-4 in suo favore, quindi per il giocatore romano. Vediamo invece sulla coppia cosa decidono di fare, se farne 3 o provare a fare partita. C'ha la boccia in mano Fabio Palma, allora proverà a fare partita. Tira quindi la boccia che abbiamo visto prima sotto la sponda, la tirerà molto forte. Colpita, ma adesso sono 3 punti, quindi 7-1. Secondo me, io ho già giocato il punteggio, non c'è altro gioco da fare adesso. Vediamo un attimo, io stavo già aggiornando, ma intanto Emiliano che è in vantaggio per 5-4, mette una boccia a 2 pezzi, adesso Gianluca mi sembra che tira il pallino, infatti tira il pallino anche se era a 2 pezzi, viene a fondo campo e gli rimane il punto a 60 laterale, quindi sono 3 punti allora, 7-1 in favore della coppia romana nella prima coppia. Vediamo Emiliano la sua prima boccia, mi sembra giocata davvero bella e infatti punto preso. Vantaggio di bocce di Formicone, vediamo se la colpisce subito. Addirittura colpisce la sua. E secondo me
Emiliano potrebbe anche rimettere a posto perché era sotto rimpallo. Allora, Emiliano secondo me decide di mettere a posto. E infatti, altro cambio sul posto di Gianluca Manuelli di volo, però stanno perdendo 7 a 1. Quindi Emiliano ha messo a posto, Gianluca viene a punto. Dalla sua faccia mi sembra che la boccia è perfetta. Io li conosco questi giocatori, vediamo se è vero o no. E infatti, ecco, Francesco mi sta elogiando per questa mia caratteristica. Ecco, non succede più. Si capisce a volo quando la boccia di Gianluca è tirata bene. Emiliano colpisce. Ma in questo frangente lui ha colpito una bellissima boccia, però il pallino poteva andare anche dalla parte di Formicone e invece è rimasto lì. Sono 2 punti, una boccia a terra. Una boccia ciascuno in mano, quindi è sotto partita Gianluca. Sta girando un pochettino più il gioco a Emiliano. Adesso Gianluca giustamente la gioca sul corto, ma Emiliano secondo me la proverà a tirare lo stesso. Conoscendo il giocatore, io sono sicuro che la tira. Anche se è rischiosissima, però. La tirerà piano piano. A cercare di sbagliare la sua destra. Vediamo un attimo, la faccia è. Ma allarga le braccia, boh. Non è convinto, infatti, anche Francesco. Rimpallo da parte dei giocatori aquilani. Infatti, Emiliano la tirerà sicuramente su, piano piano a scendere dalla tavola verso la boccia. Vediamo, ragazzi, se si appoggia pure a quella lì. Chiede scusa, però si aggiudica il punto. Quindi 8-4 per Emiliano nel primo set del secondo individuale. La giocata c'era tutta, l'ha fatta bene. Come vi dicevo, il pizzico di fortuna sta aiutando Emiliano. E infatti si è aggiudicato il primo set. Quindi 7-1 per la coppia romana. Ultima boccia in mano di Raffaele Tomao, la mette molto vicino al pallino. E adesso Di Nicola la deve colpire di volo per salvare partita. Anzi, no, è 2 pezzi. È 2 pezzi, quindi la tirerà di raffa. Ha tirato pallino, colpito. 2 punti in favore della coppia aquilana. Quindi 3-7. Allora, riniziamo a seguire l'individuale. Questa boccia di Emiliano è andata sui 60 cm lunga al pallino, ma Gianluca decide di tirarla lo stesso di raffa. Di soprammano. La tira piano. Boccia di Emiliano va a fondo campo, la sua riesce. 2 punti per. Anzi. Vediamo un attimo, mi sembra uno solo. La boccia di Emiliano sembrava che era destinata ad arrivare a fondo campo, invece si è fermata. Quindi vuol dire che sono 2 punti. Emiliano decide di allungare il punto, così per.
per non perderne tanti. Allora, Gianluca con la sua terza boccia decide anche lui di andare lontano dal pallino. Questa non è una boccia sbagliata, ma è tirata proprio lì. In questi casi forse Gianluca non voleva andare a bersaglio con il pallino, allora ha cercato di mettere una boccia a 2 metri laterale. Emiliano la mette 1 metro corta, vuole giocare a perderne uno solo. Infatti, vuole giocare a perderne uno solo e uno ne ha perso. Quindi 1-0 per Gianluca Formigone. Intanto vado pure un pochettino sulla coppia, che è una partita importante. Fabio con la sua prima boccia, appunto, dopo la bocciata di Raffaele Tomao, mette una boccia a 30 centimetri lunga e Gianluca Manuelli tira pallino. Colpito il pallino, ma a fondo campo rimane 2 punti per i giocatori romani, molto stretti. Adesso vediamo cosa si inventano per risolvere questa giocata. Gianluca va molto vicino al pallino, Emiliano la colpisce e rimane il punto di Gianluca. Vi ricordo il punteggio, 1-0 per Formigone nel secondo set, dopo che il primo si era aggiudicato Emiliano. Niente, anche se Emanuelli colpisce una boccia a fondo campo, non riesce a fare gioco, ha una boccia in mano De Nicola. Vi ricordo che nel caso questo set lo vince la Pinetina, vanno a condurre sul 4-2. Emiliano a costo perfetto. Vediamo se è bersaglio. Mi sembra che è sola. No, due pezzi. Quindi Gianluca la colpisce in maniera perfetta. Niente, quindi con l'ultima boccia di Nicola non riesce a rifare il punto, quindi si aggiudica il quarto set la Pinetina di Roma, che quindi esce sicuramente con qualche punto qui in casa della Virtus. Già è un risultato positivo per i giocatori romani. Vediamo se Gianluca decide di tirare questa boccia. No, decide di andare all'accosto perché la boccia di Emiliano è sui 40 cm laterale. No, ci ripensa un'altra volta. Sotto mano di Formigone, ma colpita la boccia in maniera scarsa. Quindi la boccia di Emiliano fa il giro e rimane il punto di Emiliano. Adesso Gianluca giustamente è preoccupato, anche perché conoscendo Emiliano e il suo gioco d'attacco potrebbe anche tirare al pallino, visto che comanda più di tre quarti di campo. Vediamo cosa decide, se tirare la boccia o al pallino. Mi sembra che abbia dichiarato la boccia. Sì. La boccia di Gianluca riesce molto, ma un punto per Emiliano, quindi siamo sull'uno pari. Intanto Fabio indovina pure la seconda sua boccia, appunto, nel primo tiro.
è in vantaggio, sono in vantaggio di bocce i giocatori romani. Ah. Emiliano gioca sempre sui 15 metri, 16 metri, va appunto, mette una boccia a bersaglio, quindi giocabile anche di Raffa. Colpisce piena la boccia di Gianluca, quindi rimane dentro. Emiliano va appunto con la sua seconda boccia. Intanto vediamo che nella coppia i due giocatori romani stanno davvero giocando bene. Come è successo pure nell'individuale, il pizzico di fortuna è andato a favore loro, ma stanno davvero facendo un bellissimo livello di gioco. Cosa che invece l'anno scorso, mi ricordo, non sono riuscito a esprimere, anche perché la formazione era molto diversa. Infatti mi ricordo che la coppia fu fatta da Tomao Benedetti e il secondo individuale da Fabio Palma. Cambio sul posto di Nicola. Boccia colpita da parte di Gianluca, ma adesso la sua andrà fuori e Emiliano terrà pallino. L'ultima boccia Tomao l'ha tirata davvero bene e infatti prende il punto, quindi il primo punto. Quindi 1-0 per la coppia romana nel primo set, nel secondo set della coppia. Emiliano in questo caso ha colpito il pallino. Ha carambolato anche la boccia di Formicone, però sono rimasti 2 punti ad Emiliano. Adesso Formicone tirerà sicuramente al secondo punto perché c'è il rimpallo, colpendo quella boccia, c'è il rimpallo sia sul pallino che sulla boccia di Emiliano, quindi non ho dubbi su questa giocata. Tirerà la boccia a sinistra di Emiliano. Sbaglio di Gianluca, che sicuramente ha sentito anche la pressione della prima coppia persa da parte dei suoi compagni di squadra. Adesso si fa dura per i giocatori aquilani, infatti anche questo boccia sbagliata. Quindi Emiliano ha 2 punti per terra. Una boccia in mano, decide di tirare al suo quarto punto, tirandola piano piano. Allora, la boccia è colpita sicuramente, vediamo, no, colpita piena piena, quindi 2 punti per Emiliano. Allora, che si porta in vantaggio per 3-1. Pallino fuori da parte di Tomao, a questo punto non ho dubbi, Francesco, io mi sono scordato di chiedere, ma questi pallini non sono fly, ma sono fly. Quindi Tomao riesce a risolvere una giocata negativa per i due giocatori romani, tirando il pallino fuori con la sua ultima boccia. Emiliano continua a fare il gioco sui 16 metri, va a punto però rimane molto largo, circa 80 centimetri, corto al pallino. Formicone rifà il punto di Emiliano, Emiliano tira di volo, secondo me proverà a cambiarla sul posto, vediamo se ci riesce. Infatti l'ha colpita, si lamenta perché voleva fare un altro tipo di giocata. E intanto nella coppia
Si sta verificando il tiro precedente, dove Fabio ha sbagliato la prima boccia a punto e Tomao tira il pallino, lo colpisce e rimane il punto a circa 1,5 metri laterale. Allora qui Gianluca fa un altro accosto perfetto, due pezzi, quindi Emiliano può tirare anche di raffa. Sicuramente proverà a cacciarla pulita per perdere un punto solo. Sì. Va via pulita la boccia, porta la sua a fondo campo. Sì, qui siamo 3-1 per Emiliano. Anche se adesso il vantaggio è di Formicone. E a coppia invece i due giocatori aquilani si sono un attimo disuniti. Adesso ho visto sbagliare una boccia da parte di Giuliano a fondo campo abbastanza evidente, dove non ha rifatto il punto a 1,5 metri di Giuliano. Lo rifà Manuelli con la sua ultima boccia. E Emiliano viene a punto con l'ultima. La mette molto vicino al pallino, ma il punto è ancora di Gianluca. E conoscendo Gianluca, proverà a inserire anche questo secondo punto. Lui queste giocate ci va a nozze, vediamo se ci riesce. No. Va bene, un punto per il giocatore aquilano, 3-2 per Emiliano Benedetti. Come diceva Francesco all'inizio di questi secondi set, la coppia è fondamentale per questo incontro. E infatti si sta verificando proprio come quello che ha detto Francesco. Adesso Tomao ha la boccia per farne tre, vediamo se gli riesce. Colpita piena a fondo campo, il punto rimane degli aquilani. Sì, punti degli aquilani, quindi uno pari qui nella coppia. Era una giocata che poteva costare l'incontro, diciamo, agli aquilani, invece sono riusciti a raccogliere un punto. Quindi uno pari nella coppia e 3-2 per Emiliano nell'individuale. Gianluca decide di tirare alla boccia, leggermente impreciso, infatti carambola anche sulla sua, punto a terra, sempre di Formicone, ma molto molto largo. Emiliano cerca di metterla corta, infatti la gioca sulla sicurezza, 70 corto, 60 corto. Gianluca decide di tirarla, anche se carambola sulla boccia sua, ma ne rimane una. Sì, Emiliano gioca la terza boccia, penso che proverà a rimetterla dove l'aveva giocata prima. E infatti la rimette corta, ancora più vicino al pallino. Formicone adesso non potrà tirarla. Infatti viene a punto, la boccia è di circa 20 centimetri corta al pallino. Boccia indirizzata bene, ma Emiliano forse non ha visto una giocata, cosa strana, perché tirando piano alla boccia sua aveva tanti punti per terra. Infatti anche Gianluca glielo sta dicendo, si mette le mani sui capelli. Emiliano, non ho capito. Ma Emiliano giustamente non ha fatto la giocata.
Ma in questo caso stanno chiacchierando i due. In questo caso però Emiliano non mi sento di difenderti, perché questo un giocatore come te non può fare questi errori tattici. Non può fare questi errori tattici. È vero che il tecnico poteva chiamare anche tempo, ma un giocatore come lui non deve lasciarsi sfuggire queste occasioni. Comunque il punteggio è 4-2 in suo favore. Cosa è la prima volta io, caro Francesco, che vedo Emiliano sbagliare un gioco? La prima volta in 20 anni che lo vedo. È la prima volta in 20 anni che vedo giocare questo giocatore. È la prima volta che succede. Tu, Francesco, cosa dici? Delle volte va a vedere il gioco anche quando è chiaro, però per essere sicuro al 100% ci va lo stesso. Stavolta, non lo so, probabilmente non si è accorto nemmeno che Gianluca avesse toccato un po' il suo punto, perché l'ho visto, non ci ha pensato neanche per un secondo. Incredibile. Sì, infatti sono d'accordo con te, non, proprio si è messo giù e è andato a punto. Bah, vabbè, capita anche ai migliori. Gianluca va a punto, leggermente lunga, però prende il pallino, va a due pezzi, avvicina la boccia di Emiliano. Nel caso l'abbia pulita questa boccia, poi ha un punto da difendere a 50. Vediamo come la tira. La tira molto forte, gioca a fondo campo in favore a Emiliano. Formicone si mette giù, viene a punto. Certamente lui è stato contento che Emiliano ha avuto un lapsus in campo, perché gli poteva costare davvero davvero cara. Rimane leggermente corta, vediamo se ha fatto il punto. Sì. A occhio mi sembra. No, a occhio non lo so. E intanto raccoglie ancora un punto la Virtus nella coppia, dove potevano pagare anche 2-3 punti, invece raccolgo ancora loro. 2-1 per la Virtus nella coppia. L'arbitro sta misurando, vediamo che cosa dice. No, forse è così la misurazione. Non è possibile, infatti chiama il direttore e vediamo in campo il direttore Domenico Sposetti con l'arbitro Silvano Di Mociano. Vediamo se avete ragione voi o Robby. A Robby, hai visto che c'ho ragione io? Dalla Sardegna c'è il mare, non si vede tanto bene. Punto di Gianluca. Esso tira cercando di colpirla piano piano dal lato giusto. E la colpisce al lato giusto. Mette a terra 2 punti, però il vantaggio di boccia è di Gianluca. Certo, e quei punti persi nel tiro precedente potrebbero costargli caro a Emiliano, vediamo. Perché le partite vi ricordo che sono a 8, quindi sono davvero davvero cortissime. Questa boccia di Gianluca è di nuovo a misurazione. L'arbitro dice preso, ma non lo so, forse c'è quella lì che è più vicina, ecco, Emiliano glielo sta dicendo. Deve misurare, deve misurare. Forse aveva detto preso troppo presto. Infatti mi sembra che il punto sia di quella di Emiliano, ma è errore dell'arbitro, comunque ci può stare, è stanco anche lui.
Viene appunto con l'ultima boccia Gianluca che ha perso il vantaggio su un punto di un metro di Emiliano. Questa è ancora più corta di quella precedente. Non arriva più. Non arriva più. Anche il padre di Gianluca che è dietro il campo si è lasciato un gesto di stizza. Cioè, sono due errori davvero stranissimi da parte di Gianluca. Vediamo Emiliano se inserisce questa boccia. Ha giocata al limite. Non lo so se è arrivata, l'arbitro se ne va, ma forse aveva già dato i 2 punti, invece mi sembra che non sia arrivata. Quindi un punto solo, 5-2. Quindi Emiliano in questi 2 tiri poteva già essere uscito fuori dagli 8 punti, invece si ritrova ancora 5 a 2. Sono punti importantissimi in queste partite. Ecco, Edoardo, ti saluto, vedo che sei pure tu in chat. Molte volte questi giocatori giocare il venerdì sera fino a tardi, poi si perde un po' di brillantezza il giorno dopo. Quindi io sarei contento se lui non giocasse nelle gare serali teramane. Allora, Emiliano tira di volo, boccia colpita, perfetta. Muove il pallino, quindi allontana la sua boccia e di nuovo Gianluca ha il vantaggio. Ciao Manuela, ti saluto, guarda, sono contentissimo di vederti qua. Un abbraccio anche a te. Ah, mi dice Francesco che sei la nostra spettatrice più fedele, quindi sono contento, veramente. So che Montegridolfo è due pari contro Fontespina, penso che lo sai pure tu. Emiliano tira pallino. Colpisce il pallino. Ma il punto rimane a Gianluca, adesso Emiliano va a vedere il gioco. Sì, infatti Francesco mi sta dicendo che questo è il primo, diciamo, la prima giocata fortunata che ha Gianluca. Grande giocata di Emiliano, prende la boccia al verso giusto, voleva muovere anche il pallino, comunque 2 punti sono i suoi. Sì, ho aggiornato il punteggio di Montegridolfo perché c'è Giorgio, il nostro amico Giorgio, che ci sta aggiornando. Allora, intanto Formicone viene lì, 2 punti, si mette giù, 4 a 5. E Di Nicola accoppia, sbaglia la boccia dei 4 punti per davvero un'inerzia.
una boccia difficilissima, e quindi due pari nella coppia. Allora, 5-4 in favore di Emiliano, quindi Gianluca ha ripreso questa partita, anche grazie a un paio di errori tattici di Emiliano Benedetti. È una cosa stranissima che mi tocca dire, ma la devo dire. Cioè, no, non pensavo di commentare errori tattici di Emiliano, invece questa è la prima volta che mi succede. Allora, due pezzi di Formicone che giustamente si lamenta perché Emiliano, sappiamo benissimo, il tiratore di pallini avverso, che è perfetto, come sempre ragazzi, vengo smentito appena parlo. Camaremma, Francesco ride, io spero vivamente che i giocatori non vanno a rivedere la mia cronaca. Anche perché domani Emiliano ce l'ho pure nello stesso girone, nella gara dell'Aquila. Quindi se la va a vedere si arrabbierebbe ancora di più. Viene a punto, mi sembra corta, infatti rimane sul corto. Partita che doveva già essere finita, invece adesso si è girata completamente. Doppio vantaggio da parte di... Doppio vantaggio da parte di Emiliano, e intanto io mi sembra che ho sbagliato a darvi l'aggiornamento sulla coppia. Pensavo che il punto era della Pinetina, invece il punto era dell'Aquila. Quindi Di Nicola l'ha tirata al secondo punto per farne 4 e l'ha sbagliata. Quindi 3 a 1 per la coppia aquilana. Con la terza boccia Emiliano viene a punto, riesce a cambiarla, ma è ancora larga circa 80-90 cm. Grazie che riferite voi ai giocatori quello che dico io. Vi ringrazio, siete gentilissimi. Allora, Formicone intanto con la sua seconda boccia fa il punto. Manuelli colpisce una boccia con l'alzatina a fondo campo. Si sta girando adesso queste due partite. Grande leccatina da parte di Emiliano. Si lamenta perché la sua doveva rimanere vicino al pallino, invece si è allontanato abbastanza. Ancora la possibilità a Gianluca di farne due. La faccia così così, così così. Forse perché si è avvicinato un po' troppo alla tavola laterale. Infatti era un pochettino preoccupato, ma fa il punto. Quindi siamo sul 5 pari e una boccia in mano. E secondo punto di Gianluca inserito, quindi 6-5 in suo favore. Partita stranissima. Adesso Formicone ha ripreso coraggio. E anche la coppia è in vantaggio l'Aquila per 3-1. Ultima boccia in mano di Fabio Palma. Vediamo cosa inventa. Fa un'alzatina pure lui. Mi sembra anche giocata bene. Rimpalla il pallino, un punto per la Pinetina, ma ha due bocce in mano i giocatori aquilani per portarsi in vantaggio ancora di più di quanto non lo siano adesso. Formicone intanto va a punto, 30 corta, Emiliano si riappresta a tirare il pallino. Boccia d'avverso di Manuelli, quindi ha Di Nicola la possibilità di fare 3 punti. Emiliano colpisce il pallino, si avvicina anche abbastanza visto dove era posizionato, circa 1 metro laterale. Allora, vediamo Di Nicola, mi sembra un pochettino lunga, gli stanno dicendo bravo, ma sì, quindi 3 punti, 6-1 per i giocatori aquilani nella coppia.
Vediamo Gianluca. Boccia giocata bene, si ferma sui 50 centimetri, 60 centimetri corta al pallino. Emiliano la tirerà quasi sicuramente. Sì, Francesco infatti mi dice che lì si fa, qui. E infatti Emiliano questo lo sa e va appunto. Alza il piede come per dire che è un po' lunga, a me non mi sembra che sia lunga. Mi sembra che sia molto buona, infatti. Io me lo dico a Francesco, è vero che quella boccia si fa, però per farlo rimani sempre sotto la sponda. Sì, Gianluca va appunto. Sì. Mi sembra che l'abbia tirata un po' troppo sulla tavola, mi sembra. Forse doveva giocarla dall'alto. No, vabbè, rimane dritta. Boccia infatti passa dietro. Io l'avrei giocata in maniera diversa, anzi io l'avrei bocciata quella boccia. Adesso è pericolosissima bocciarla perché con l'ultima. Io l'avrei bocciata perché era molto semplice colpirla e intanto gli toglievi partita. Allora, Gianluca boccia questa boccia. È quello che dicevo prima, la colpita non doveva bocciarla con quella boccia lì. Rischiava proprio questo. Vediamo adesso se Emiliano ne sa approfittare. Emiliano, vediamo, si lamenta di questa boccia, vediamo perché. Se è lunga, ma non mi sembra tanto lunga, a me sembra giocata bene. Forse ha tirato a passare alla destra della boccia. Questa è una boccia importantissima, vediamo ragazzi perché Emiliano la segue con gli occhi, da qui non riesco a capire se è giocata bene. Giocata perfetta. Quindi 3 punti, 8-6, i romani festeggiano. Un attimo solo, vi faccio salutare anche Vincenzo qui che è da noi, sta per andare via. Un saluto a tutti, complimenti alla Pinedina. La Virtus è leggermente sottotono. Comunque, buon proseguimento a tutti. Grazie Vincenzo, un saluto, sei stato con noi, sempre gentilissimo. Allora adesso andiamo a seguire la coppia, una partita che comunque oramai non conta più di tanto. 6-1 in favore della coppia Aquilana, ma oramai vediamo anche la faccia di Fabio Palma molto rilassata perché sono riusciti a vincere qui all'Aquila, davvero inaspettato. Allora, finiamo qui a seguirla, quindi il punteggio è 5-2 di Nicola tira sottomano. La sbaglia, ma 6-2. Allora, vi posso analizzare l'incontro. Il gioco è stato comunque di buon livello. Emiliano, tranne quell'errore tattico sottolineato anche da Vincenzo Santucci, ha fatto davvero una bella partita, un pizzico di fortuna ce l'hanno avuto i giocatori romani e da lì è scaturito questo punteggio, se no era il livello di gioco più o meno, livello di gioco più o meno equilibrato. Sì, Manuela, noi faremo vedere tutte le partite dell'Aquila, tutte quante.
e ci sarò sempre io a commentarlo. Francesco sta dicendo: ammazza che fortuna che abbiamo, ma in modo molto più spregiativo di quello che ho detto io, ha usato un altro tipo di parola. Vabbè, cambio sul posto di Raffaele Tomao. Borico ci saluta, noi risalutiamo anche lui. Sì, infatti non chiudiamo subito, anche perché Giorgio, tu ci stai dando delle bellissime informazioni da Montecridolfo. Quindi aspetteremo qui ancora un pochettino. Manuela sta facendo i complimenti a me, Francesco, quindi quella tua parola non l'ha sentita. Grazie, Manuela, eh. Allora, qui invece a coppia continuiamo a seguirla. Raffaele adesso tira la boccia a fondo campo, vediamo come la colpisce. La colpisce al lato sbagliato. Il punto rimane ai giocatori aquilani. Fabio tirerà pallino. Tanto oramai hanno il. Sono già con i 3 punti in tasca, quindi proprio. Ecco, pallino sbagliato, incontro finito. 5-3 come set per la Pinetina di Roma. 3 punti davvero pesantissimi conquistati dai giocatori romani qui alla Virtus L'Aquila. Noi rimarremo ancora un pochettino collegati appunto per vedere Montecridolfo Fontespina. Allora, riprendo io un attimo la parola perché abbiamo qui con noi Dino, il presidentissimo, dove gli voglio subito chiedere, purtroppo è andata male questo incontro, se ci vuoi fare un commento tecnico di quello che è successo. Ma tecnico è difficile, c'è stato sicuramente qualche episodio che ci ha penalizzato, ma non è questo che ha determinato la sconfitta. È un momento che in genere i nostri, il capitano in special modo, ma no, non sta giocando benissimo, tutti abbiamo bisogno di recuperare qualcuno un pizzico di umiltà e qualcun altro un po' più di fiducia in se stesso. Non credo che questa sconfitta sia irreparabile, perché comunque abbiamo perso con una delle formazioni più forti e credo più motivate, anche perché deve riscattare gli ultimi anni, che ha fatto sicuramente meno di quanto poteva. Si è confermato ancora una volta che i nostri campi sono semplici e quindi sono facili anche per gli avversari e non danno quel vantaggio che si può pensare o che si trova su altri campi. Comunque è possibile anche che questa sconfitta arrivi al momento giusto per farci fare un bagno di umiltà, un attimo di presa di coscienza di quelli che sono i problemi che si stanno indubbiamente verificando. Lo dicono anche i risultati della domenica, insomma, quali sono i valori in questo momento. E penso un momento di chiarimento tra di noi ci consentirà sicuramente di ripartire col piede giusto, anche nella convinzione che questo sarà un campionato molto molto equilibrato e non si vincerà certo con 46 punti come abbiamo fatto l'anno scorso, e di questi incontri, di sconfitte, pareggi e situazioni di queste in casa ce ne saranno parecchie. Sappiamo che è difficile, ma lo sapevamo prima di iniziare, lo sappiamo adesso. Adesso è ancora più difficile, però no, non è irreparabile, perché è la seconda giornata, insomma, c'è tempo e spazio per recuperare tutto. Allora Dino, aspetta un secondo perché ti voglio chiedere ancora un paio di cose, perché tu hai detto una cosa che io appoggio sicuramente, quello che è meglio una sconfitta alla seconda di campionato che alla penultima, dove può costare davvero la classifica. E anche se ti dico che forse tu hai detto che la domenica i risultati, informazione, hai il primo giocatore in classifica in questo momento che è Gianluca Manuelli, ha vinto 2 gare su 2 individuali. Gianluca lo sappiamo quello che è, anche Giuliano ha fatto un terzo posto a Frosinone. Sì, ho visto in te un pizzico di, non so, di perplessità sul discorso di tornare con i piedi per terra, Dino, se ci vuoi spiegare un pochettino meglio.
Tornare con i piedi per terra non significa per forza che qualcuno sta, come dire, fuori dalla realtà o suppone di se stesso più di quello che è. Tornare con i piedi per terra significa, per me, rendersi conto di quelli che sono gli errori che stiamo commettendo in questo momento. Probabilmente qualcuno ne sto commettendo anche io. Se faccio un'analisi della situazione, lo sto commettendo anche io, anche se sono errori non dettati dal caso, ma a volte anche per insomma, fatti per scelta, perché credo che non solo la Virtus, ma tutte le bocce abbiano necessità di una crescita complessiva, anche culturale. Credo è finito il tempo delle pecore sciolte in mezzo al campo, dove ognuno fa quello che vuole, ci si presenta in maniera anche, come dire, abbastanza folcloristica. Ora è arrivato il momento veramente di far crescere tutto il mondo delle bocce, e credo che un piccolo spazio per far crescere il mondo delle bocce tocchi anche alla Virtus, a noi dirigenti in particolare. Quindi, se saremo capaci a fare lezione di questi risultati, per capire che l'approccio, non solo alla partita, ma l'approccio proprio alla competizione, al campionato, deve essere necessariamente diverso. Forse, ripeto, questo potrebbe costituire un momento di crescita. Insomma, voglio dire, il gioco di squadra è una cosa diversa dalla gara della domenica. Nel gioco di squadra bisogna rispettare una serie, è un gioco di ruoli, va, facciamo così, è un gioco di ruolo, quindi bisogna rispettare i ruoli, ognuno si assume la propria responsabilità, io per primo, perché insomma, voglio dire, se faccio il tecnico lo faccio nei buoni momenti e nei cattivi. Se questo è un momento non buono per noi, ripeto, ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità, io per primo fare l'analisi della situazione e cercare di ripartire. Nella convinzione comunque che nulla è immutabile, tantomeno nel mondo delle bocce. L'importante è che la Virtus conservi l'immagine che ha cercato di darsi in questi anni, quindi un'immagine positiva, un'immagine fatta di buoni rapporti con le altre società. E a proposito di questo, andiamo a festeggiare di là la Pinetina che ha vinto questo incontro. Congediamo Dino giustamente perché deve fare gli onori di casa. Io vi risaluto a tutti quanti. Dino ne ha dette tante di cose anche esatte. Lui giustamente sa i giocatori propri come gestirli. Avevamo visto qualche piccolo nervosismo in campo, ma più che nervosismo, non tranquillità, perché nervosismo è un'altra cosa. E Dino ce l'ha come sempre detta anche qui al microfono. Lo ringraziamo nuovamente. Adesso andrà a festeggiare i giocatori della Pinetina che hanno vinto, un po' di meno a festeggiare per quanto riguarda la propria squadra. Comunque, adesso vi saluto a tutti quanti, pure tutto lo staff, Francesco Ciancotto pure qui con noi, Simone che ha bevuto l'acqua invece della birra. Neanche, e quindi resteremo aggiornati ancora sulla chat per vedere Montegridolfo e nel caso ci risentiamo dopo. Un abbraccio a tutti.